Buongiorno a tutti, carissime sorelle e fratelli camperisti. Questa breve puntata è dedicata a una situazione incresciosa e a dir poco imbarazzante e non ben accetta. Il primo giorno di fiera, cioè del Salone del Camper 2021 a Parma, cioè il giorno dell'inaugurazione, sabato, siamo entrati regolarmente come tante altre persone, ma nel momento in cui stavamo per uscire, per andare a pranzare in camper, per poi tornare nel pomeriggio in fiera, chi era detto all'ingresso, alla sicurezza, insomma, i signori che ti controllavano il biglietto, mi dissero che nel pomeriggio con lo stesso ticket non saremmo più potuti entrare, ma che avremmo dovuto fare un ulteriore ticket pari somma di denaro, perché era un biglietto per ogni ingresso. Io ho reclamato verbalmente, insieme a tanti altri camperisti che mi seguivano e che erano lì, che loro malgrado sentivano sta cavolata, che dovevo pagare un ticket per ogni ingresso. A questo punto, l'indomani ho voluto pranzare verso mezzogiorno per entrare in fiera 12:15, 12:30 e poter rimanere fino alla fine, perché penso sia poco accettabile il fatto che un camperista, come è sempre accaduto dai tempi di Rimini, dai tempi andati, e possa andare a pranzare dentro il proprio camper e poi tornare con lo stesso biglietto, dove normalmente mi pare che hanno apposto sempre in passato un timbro o un qualcosa che ti permetteva di tornare dentro la fiera lo stesso giorno con un solo ticket, un solo biglietto. Lunedì mattina, sperando che, dato che erano cambiati quelli che erano addetti all'ingresso, al vaglio dei biglietti, invece la stessa storia. Dicevano, io prima di fare il biglietto ho chiesto e mi dicevano che per entrare nel pomeriggio avrei dovuto fare un secondo biglietto. Ho fatto qualche reclamo, scusate, ho posto in essere qualche reclamo anche in biglietteria, ma mi è stato confermato la stessa vicenda. Questo mio video perché? Per esortare se qualche associazione dei camperisti di grosso spessore, dato che io ho un numero di canale, posso solo avvertire, possa magari intervenire, interagire in questo senso, perché mi pare assurdo che un camperista non possa andare a pranzare nel proprio camper, anche perché avendo un bambino in seguito diventa stressante l'intera giornata dentro la fiera, dalla mattina alla sera, e chi l'ha provato sa che è così. Per cui, cortesemente, questo video a modo di trampolino di lancio per esortare chi può, chi ha più spessore, ecco, intervenire in merito. Anche ai rivenditori dei camper, come mi rivolgo, il grosso rivenditore dei camper. Perché quando uno che va alla fiera e sponsorizza anche così a livello, diciamo, amatoriale, facendo i video dei camper presenti, di dove si mangia, di tutta la parte degli accessori, non fa altro che fare pubblicità gratuita a tutti coloro i quali, insomma, agli espositori. Per cui a voi espositori, a voi venditori di camper, ecco, fate qualcosa in merito, evitate che il camperista incomincia a mordere il freno e dire no, non vado perché non posso pagare il biglietto per mezza giornata o due biglietti per l'intero giorno. Questo è il senso del video, per cui vi ringrazio per quello che farete e un saluto a tutti voi. Una buona giornata e tanti buoni chilometri. Ed iscrivetevi a questo mio canale e mettete un bel mi piace ed attivate la campanella, così sarete avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Voglio bene come sempre col cuore. Ciao.